la seduta del 28 maggio. Contro il femminicidio. No ai doppioni negli ospedali. Per la Croce Blu di Mirandola, Modena. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 28 maggio il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno contro la violenza alle donne e respinto la mozione sulla posizione del commissario straordinario dell'ente di gestione delle aree protette dell'area metropolitana di Torino in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Ha poi svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni dell'assessore alla sanità Ugo Cavallera sui reparti di emodinamica. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno contro i doppioni di strutture ospedaliere e ha concluso il dibattito generale sulla proposta di legge di abolizione dei tre garanti, dei diritti dell'infanzia, dei detenuti e quello degli animali. In evidenza. Il tavolo di concertazione, composto dai capigruppo e coordinato dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, ha chiuso i lavori con l'elaborazione di una relazione che sarà l'ossatura della prossima legge elettorale regionale. Ora l'esame passa alla prima commissione, che nelle prossime settimane avverrà l'iter ufficiale per elaborare una proposta di legge, che vedrà anche le consultazioni di soggetti esterni. Abbiamo registrato la convergenza prevalente, addirittura un orientamento generale su alcuni punti, come il mantenimento dell'elezione diretta del Presidente della Regione, l'abolizione del listino maggioritario, il mantenimento del sistema proporzionale, la circoscrizione di Torino resterà quella attuale, c'è invece un'apertura su un confronto su come eventualmente ridisegnare le circoscrizioni del resto del Piemonte, diciamo le piccole province. E poi c'è un grande comune denominatore che è quello di riconoscere la nuova legge veramente delle pari opportunità all'altezza di creare le condizioni affinché le consigliere regionali nel prossimo consiglio regionale siano più numerose. In primo piano. Contrastare efficacemente il fenomeno della violenza di genere contro le donne e il fenomeno della tratta di esseri umani. E quanto prevede l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio. L'ordine del giorno, in occasione del via libera alla Camera della Convenzione di Istanbul, mette in evidenza come per femminicidio ci si riferisca alle violenze che vengono perpetrate dagli uomini ai danni delle donne in quanto tali, ossia in quanto appartenenti al genere femminile. L'ordine del giorno ha anche l'obiettivo di riaffermare l'importanza del piano contro la violenza nei confronti delle donne, approvato nel 2007 dalla Regione Piemonte e che oggi è stato in parte rifinanziato e che vede la possibilità attraverso i servizi sociali di trovare una rete di istituzioni con professionalità e con competenze in grado di accogliere le donne che sono vittime di violenza all'interno delle proprie abitazioni. Credo che l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale contro la violenza alle donne sia di un'importanza fondamentale anche alla luce dei fatti gravissimi che si stanno verificando ogni giorno, come quelli del giovane in Calabria, e che sia essenziale finanziare i gruppi, i centri antiviolenza. Il 28 maggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno sull'accorpamento delle strutture doppione negli ospedali. Il documento, presentato come primo firmatario dal consigliere Paolo Tiramani, Lega Nord, e sottoscritto da consiglieri di entrambi gli schieramenti, impegna la Giunta regionale a valutare quali azioni intraprendere per ottimizzare la presenza di strutture simili e omogenee all'interno di stessi ospedali, così da poter ridurre i costi. Dopo i 150.000 euro stanziati nel luglio scorso per cooperare alla costruzione della nuova scuola materna di Medolla, inaugurata il 16 marzo alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, il Comitato di Solidarietà ha deciso di assegnare gli ultimi fondi raccolti a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna, oltre 37.000 euro, per contribuire alla ricostruzione della sede della Croce Blu di Mirandola. Lo stanziamento è frutto del fondo di riserva del bilancio dell'Assemblea regionale, dei versamenti dei cittadini e delle offerte dei consiglieri e dei dipendenti del Consiglio regionale. In breve.
Le conquiste, le sfide e i passi ancora da compiere perché la parità fra uomo e donna diventi effettiva sono stati al centro della conferenza L'uguaglianza di genere nel XXI secolo, il punto di vista dell'ILO, ospitata nell'aula di Palazzo Lascaris, organizzata dalla Consulta delle Elette, dalla Consulta Femminile e dall'International Trading Center, ITC di Torino, dell'ILO, International Labour Organization. Ospite d'eccezione del convegno, Jane Hodges, direttrice dell'Ufficio per l'Uguaglianza di Genere dell'ILO di Ginevra. L'ILO lavora molto con le istituzioni regionali perché hanno un ruolo importante sul territorio, per il messaggio politico, l'attività legislativa, le misure pratiche oggetto di discussione e confronto all'interno di questi organismi, poi applicate a favore dei cittadini locali. Se vuoi vedere la democrazia in azione, devi vedere uomini e donne dibattere su questioni che riguardano la qualità della vita, in un mondo sempre più globalizzato. Ecco perché in istituzioni come questo Consiglio regionale è necessario affrontare temi quali l'uguaglianza di genere, se si intende lavorare bene al servizio della cittadinanza del territorio. Nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte è visitabile fino al 26 giugno la rassegna I Mille Volti del Piemonte, crocevia tra storia e letteratura, curata dalla sezione CRAL di arti visive della Regione Piemonte. La mostra propone le opere pittoriche, prevalentemente oli su tela, acrilici e acquerelli, di 31 artisti iscritti alla CRAL regionale. Il senso della mostra odierna è quello di fare conoscere, di portare ad una ribalta maggiore, più ampia, più vasta, degli artisti che operano a Torino, che operano nel Piemonte, che si cimentano con le loro tecniche. Ogni artista è rimasto fedele a quello che sono le sue tecniche e i suoi modi di intendere l'arte. Una uniformità o perlomeno una tendenza di omogeneità nella trattazione del tema, mentre le tecniche rimangono comunque appannaggio esclusivo e contrassegno di ciascun artista. Colori al femminile, costumi e gioielli del Verbano Cusi Ossola è stata presentata a Palazzo Lascaris la mostra in programma al Circolo dei Lettori di Torino in via Boggino 9 fino al 17 giugno. L'evento, curato da Elena Poletti, è promosso dalla provincia del Verbano Cusi Ossola con il Consiglio regionale e la Regione Piemonte. Per incorniciarli nel loro contesto di origine, i costumi in esposizione sono accompagnati da alcuni dipinti con opere di Carlo Bossone. Si tratta di costumi che hanno un'origine nel Settecento, alcuni pezzi che sono esposti sono pezzi originali e mostrano come l'attaccamento alla tradizione si sia appunto portato fino ai nostri giorni attraverso il modo di vestire che viene ancora seguito secondo la tradizione in molte località, in occasione delle feste, in alcune addirittura anche nella quotidianità. Il Parco delle Eccellenze Italiane è un progetto realizzato nel sud-est della Cina, nella città di Hangzhou, che offre opportunità di sviluppo alle imprese italiane. Organizzato da Confimprese Nord-Ovest, si è svolto a Palazzo Lascaris il convegno Un capolavoro italiano, opportunità reali e concrete in Cina per le aziende italiane, per presentare lo spazio commerciale di 400.000 metri quadri che può ospitare fino a 500 imprese. Da Torino e dal Piemonte, con il convegno a Palazzo Lascaris, il diritto di asilo nell'Unione Europea. Parte il percorso per la costituzione di una consulta nazionale delle politiche sull'immigrazione voluta dall'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Obiettivo è creare, entro dicembre, un documento di indirizzo da proporre ai candidati, indipendentemente dallo schieramento politico, per le elezioni del Parlamento Europeo nel 2014. Iniziativa importante che l'AICRE tiene a Torino insieme al Consiglio regionale. Vogliamo intervenire sulle politiche di welfare, in particolare sull'integrazione. Gli immigrati li consideriamo una risorsa, modificando un nuovo welfare che vede le politiche dell'istruzione, della formazione e le politiche sociali, interveniamo a favore del Paese. L'importanza del convegno che si è appena svolto riguarda proprio, credo, il fatto che ha centrato l'attenzione sul tema dell'asilo e del rifugio e della protezione internazionale in generale, che è un tema centrale nella politica europea, e ha cercato di vederlo anche da un punto di vista però di effettività, perché qui non stiamo parlando solamente di diritti astratti ma di diritti concreti, perché ci troviamo di fronte a delle persone e non degli oggetti.
Le nuove tecnologie e internet al servizio della memoria. Questa è la suggestione portata dal Consiglio regionale alla Due Giorni, organizzata dall'ANPI e dai comuni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo, memoria fragile da conservare. Partendo dal progetto multimediale che raccoglie video e materiali dei viaggi promossi dal Comitato Resistenza e Costituzione, sono state presentate alcune idee per mettere a disposizione in rete materiali preziosi per la memoria delle tragedie del passato. Nella suggestiva cornice del Museo della Radio e della Televisione della RAI di Torino si è svolto l'incontro per il rinnovo del protocollo d'intesa Teleintendo Logos 2013. Si tratta di un'iniziativa che dà attuazione a livello regionale a un piano nazionale di formazione, con l'obiettivo di valorizzare l'utilizzo di linguaggi espressivi e digitali nelle scuole dei diversi ordini e gradi, fornendo nuove competenze e nuovi strumenti di orientamento per l'educazione multimediale. Il rinnovo del protocollo d'intesa è sottoscritto dal Corecom Piemonte, la RAI, Università di Torino, la Rete Regionale delle Scuole Aderenti a Teleintendo Logos e ITER Città di Torino, Istituto Torinese per un'educazione responsabile.